Bella per tutti, ragazzi. Quando si dice che vivere un evento, seppur sia stato pre-registrato, ma viverlo nel momento in cui viene trasmessa è una grande cosa, e io vi dico che è così perché in funzione di me lo vivo meglio l'evento, lo vivo meglio. Ma veniamo alle cose serie. Innanzitutto, questo avvio ufficiale di NXT India con Superstar Spectacle è stata una cosa straordinaria. Tra danzatori, danzatrici, incontri, performance degli stessi atleti, insomma, tutto bello, molto bello, in un'oretta e cinque più o meno, un'ora abbondante, ma andiamo quindi a recensire quello che è stato lo show, che ovviamente spero che proprio come show effettivo NXT India possa partire quanto prima. Allora, come kick-off, diciamo, dello show, che ricordiamo però innanzitutto oggi, 26 gennaio 2021, è la festa della Repubblica Indiana. Quindi la federazione ha pre-registrato venerdì scorso, mandando ovviamente in onda quest'oggi, che è appunto festa in India. Nel kick-off, nel primo match della serata, Finn Bálor ha fatto gli onori di casa, cioè ha dato gli onori di casa a Guru Raj. È vero che ha vinto Finn Bálor, però Raj si è contraddistinto. Ha sbagliato qualcosina, ma quella cosa più bella per me non è stata tanto la sfida lottata, ma è stato il segno di rispetto che c'è stato alla fine tra i due con lo scambio di mano. Poi abbiamo visto nello show, seppur senza lottare, anche Roman Reigns e Paul Heyman, dicendo ovviamente la grande importanza della WWE in tutto il mondo, e Paul Heyman ricordando la festa della Repubblica Indiana. Seconda sfida della serata: Re Mysterio, Ricochet, Giant Zinger e Dinsher Shanky hanno battuto King Corbin, Cesaro, Nakamura e lo SmackDown Tag Team Champion Dolph Ziggler in una sfida, cari amici, dove veramente Rey Mysterio questa volta, come anche però le altre volte, si è contraddistinto abbastanza, perché con l'aiuto di entrambi gli indiani, che erano abbastanza stazzati, sappiamo, senza togliere nulla a Rey Mysterio, che è il folletto di San Diego, non gode, diciamo, di una grande altezza, quindi con l'assist di uno dei due indiani ha fatto il piccolo volo sorretto dalla spalla dell'indiano con Dejo 1, 2 e 3. Poi AJ Styles ha battuto Jeet Rama, che è stato un avversario, come anche quello di Finn Bálor, l'abbiamo detto, abbastanza ostico per Styles, che ha chiuso con Styles la contesa con la sua famosa manovra molleggiando sulle corde. Poi, match al femminile, Serena Danju è la SmackDown Women Tag Team Champion Charlotte Flair hanno battuto Bayley e Natalya con la vera soddisfazione indiana, perché è stata proprio la padrona di casa Serena Danju a fare il conteggio finale. Poi, diciamo, per aprire le danze, anche se le danze ci sono state davvero, anche grazie al Nudeo, al corpo detto dei danzanti, numerosi, numerosi. Ric Flair, comunque, è entrato lui, diciamo, nel parterre, poi è stato interrotto purtroppo dal Maharaja Jinder Mahal,
a quel punto però non è servito tanto tempo a Drew McIntyre per comparire sullo stage, a dare il bentornato al Maharaja che era assente da diverso tempo sugli schermi WWE, e poi è iniziato ufficialmente il main event, la sfida finale dello show, con Drew McIntyre insieme all'Indus Share che hanno battuto appunto il Maharaja, Jinder Mahal e i Bollywood Boys. Quindi che dire, cari amici, show di apertura, potremmo dire puntata zero che è andata abbastanza bene. Sarò curioso se magari riuscirò poi in seguito a trovare i dati anche magari lì in India, perché presumo che lo show lo avranno visto in tanti in India, quindi, e speriamo che ho detto questo progetto perché è nato e possa perdurare nel tempo. Quindi noi ci vediamo o sul canale YouTube, o sulla paginetta Deluxe Television, o il mio profilo Facebook per altre occasioni. Questa era la mia recensione. Quindi, per chi ha network, magari italiano o un europeo, può godere ancora del WWE Network. Approfitto per dire questo perché proprio negli Stati Uniti il WWE Network è stato al momento, come dire, messo da parte perché i diritti del network, tutta la libreria videoludica, quindi filmati, match, eccetera, eccetera, ora sono stati affidati a Peacock, quindi questa piattaforma della NBC Universal. Però a partire dalla seconda metà di marzo, quindi la prima esclusiva di Peacock sarà Fastlane il 21 marzo, se non vado errato. Quindi chi ha il network, però parliamo di un americano, potrà vedere sicuramente il pay-per-view Royal Rumble questa domenica. Che dire, buon proseguimento di giornata, buona serata a tutti, ci vediamo alle prossime occasioni e salute, ciao!